sono essenzialmente due vie, due strade. Una via è quella del potere e l'altra è la via dell'essere. Potremmo dirlo per tutte le cose, ma ci focalizziamo sulla questione della pratica. Ci può essere una pratica di potere e c'è una pratica di essere. Sempre la pratica inizia come pratica di potere. Che cosa intendo quando dico pratica di potere? Ritengo che io ho potere sulla mia persona, potere di cambiamento. La pratica incanala, deve incanalare, mi aspetto che incanali questo potere. La pratica come possibilità di cambiamento. Cambiamento di aspetti della mia persona, del mio carattere, del mio temperamento, della mia sopportazione della realtà, eccetera. E succede sempre così, all'inizio di ogni corso, quando un praticante inizia il suo percorso. C'è sempre questo tipo di richiesta: voglio essere più calmo, voglio essere più rilassato, voglio essere più concentrato, eccetera. La pratica, se è una pratica esperita seriamente, diventa una pratica invece di essere. Che cos'è una pratica di essere? È una pratica in cui io non cerco più nessun cambiamento. Ma perché non cerco più nessun cambiamento? Perché sono diventato virtuoso, bravo, perché ho capito come si fa, perché qualcuno mi ha detto non devi cercare niente. Succede invece un'altra cosa, che la pratica è una pratica di abitazione e abitarmi produce questo effetto collaterale, si potrebbe dire, che non mi sarei mai aspettato. Abitarmi mi fa crollare rispetto alla mia richiesta di cambiamento. Allora scopro che la pratica è una pratica di decreazione rispetto a che cosa? Rispetto a tutto ciò che mi costituisce, che penso mi costituisca, che penso che mi dovrebbe nel futuro costituire. Appunto, caratteristiche, elementi del mio carattere, virtù, vizi, eccetera. Tutto questo che io avevo chiamato fino a poco tempo fa la mia persona, la mia realtà, il mio io, scopro che è un filtro, una serie innumerevole di filtri che mi nascondono alla mia realtà, al mio mistero, il mistero che la pratica mi insegna a non solo ad abitare, ma mi insegna a amare intimamente. Ecco sì, la pratica è amore intimo per il proprio mistero che non so.